Una corretta educazione ambientale deve partire anche dai banchi di scuola. Con la realizzazione di piccoli orti didattici, gli alunni degli istituti del territorio contribuiranno a promuovere una cultura ecosostenibile e rinnovata, restituendo alla città spazi pubblici inutilizzati per farne luogo di socialità e aggregazione. L'iniziativa è oggetto di un protocollo d'intesa tra gli assessori comunali all'istruzione e all'ambiente con la Facoltà di Agraria dell'Università Federico II e rientra nelle misure di sensibilizzazione promosse dall'amministrazione per la cura del verde e dell'ambiente. Qui oggi, oltre all'educazione ambientale, si fa un'altra operazione, quella del recupero delle aree marginali o delle aree all'interno degli edifici scolastici per realizzare degli orti urbani, un'esperienza che è molto educativa, che avvicina il bambino e quindi il cittadino alla difesa della terra e in molti casi anche a far conoscere ai bambini anche il ciclo di produzione delle merci che arrivano, dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. È una modalità questa che in altre regioni è andata molto avanti. Noi ci crediamo molto, lo facciamo nelle scuole ma lo faremo anche in tutte le municipalità. Protagonisti assoluti delle attività proposte, allo stesso tempo ludiche ed educative, i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di orti nelle aree dismesse adiacenti alle scuole, avvalendosi di esperti pronti a suggerire tecniche ed approcci consolidati. I ragazzi saranno aiutati dai professori, dai giovani docenti, dai giovani allievi della Facoltà di Agraria a realizzare insieme degli spazi di didattici con materiale compostabile, con piccole coltivazioni. Teniamo presente che esistono moltissime pertinenze, moltissimi piccoli cortili, piccoli spazi nelle scuole che spesso sono trascurati. La Facoltà di Agraria curerà le attività di aggiornamento, formazione e consulenza per la realizzazione dei progetti. L'accordo prevede anche il coinvolgimento di famiglie e insegnanti per una gestione partecipata degli spazi urbani cittadini. Noi immaginiamo proprio delle progettazioni di piccoli orti, ma anche la concreta realizzazione di questi progetti. Speriamo proprio che siano i bambini poi i portavoce di questa nuova cultura del verde nella città di Napoli.